Sì, cacchio. Abbiamo preso tutte le sfere. Ok, allora rosso nel rosso. Blu nel blu. Qua c'è un Teletubbies extra, o sbaglio? Allora, aspetta, il rosso era Po. Il verde era Tinky Winky. No, era... Aspetta, c'è un cosa in più lì. Quali erano i colori dei Teletubbies? Po era il piccolino rosso. Poi c'era quello viola che era, mi sa, Tinky Winky. Che tra l'altro l'hanno trovato morto, drogato. Poi che c'era? Lala, quella gialla. E Dipsy, il verde. Mi sa che il blu è un extra. Oh cacchio, non mi ricordo più i Teletubbies. La mia infanzia è morta. Che spettacolo, queste trasfere. Quelle trasfere non ci hanno proprio deluso, vero? In che senso? Allora andiamo a incontrare questo cartomagno. Non sto più nella carta. Non ne ho mai incontrato uno prima. Ma cosa dovrebbero essere sti cartomagni? Cioè, quelli che fanno le arti magni? Non so, che cacchio è? Percorso tematico all'origine del tempo. Del tempio, 10 monete. Ah, ok. Secondo la legge, per me sono tipo robe che ti fregano i soldi. Cartomagno, secondo la leggenda, il cartomagno della Terra vive in questa caverna. È uno spirito talmente potente da essere in grado di sollevare il suolo. Puoi anche parlare un po' più veloce, vai tranquillo. Per questo gli umili e modesti Koopa, ubriachi anche aggiungerei, lo venerano. Giungendo qui in pellegrinaggio e offrendogli doni. Raga, no, io non so leggere. Lasciamo perdere. Ok, quindi questo qua è amato dai Koopa. Non so se è una cosa buona o no. Cara pace nel mondo. Visitatori più creativi associeranno queste formazioni geologiche casuali al cartomagno della Terra. Di certo, qui è possibile rendere omaggio al sacro carapace, come del resto fanno moltissimi Koopa. Ubriachi. Il carapace del cartomagno della Terra è più duro persino di queste rocce. Già assai difficile da scalfire. Oh, ciao. Secondo te quella roccia assomiglia al cartomagno della Terra, Mario? Io sinceramente non riesco a vedere alcuna somiglianza. Non lo so. Non l'ho visto. Non lo so. Non lo so, tu. Non lo so. Soglie del dolore. Vabbè, 10 monete alla volta. Però è bello, ci sta. Si narra che il solco su questo muro fu ad opera del cartomagno della Terra, in un epico scontro e... Mario? Ehi Mario, ma sei davvero tu? Devi aiutarmi! Cosa? Signore santo! Ma anche di là? Grazie tante! Perché? Non sono stato io. Ok, forse sono stato io. Mentre ero là dentro ho tirato via un po' di cavi e ingranaggi e roba varia. Inserisci delle monete e ti ripeto tutta la pappardella. Ma te sei un idiota. No, ok, qua no. Che stupido. Altre 10 monete! Cioè, le monete le spendo in cagata alla fine. Dove ero rimasto? Ah già, si pensa che questo solco gigante sia sul muro sia stato scavato dal cartomagno della Terra. Ascolta, che anche questo è importante. Si dice che anche gli artigli fossero l'arma meno potente dello spirito. Il suo asso nella manica era sputare rocce dalle fauci. Perciò, beh, ecco, se lo incontri spera che non abbia mangiato pesante. Ma mi attacca. Ma cos'è, un boss? Oh cacchio, può essere. Può essere? Effettivamente. La seguente sezione del sentiero è stata lasciata nelle sue dissestate condizioni originali. Proseguite con prudenza. Grazie per la musica, almeno. Questa? Ah. Volevo solo vedere il cartomagno della Terra. Ora ho ascoltato questa roba più di 400 volte. Ma ogni volta è migliore di quella precedente. Sì, ovvio. No, 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 no. Dov'è? Dove è andato? Dove è andato? È qua. Ok,
Stai fermo, stai. Ma poi scappano, ma sono stupidi comunque. Sto prendendo gusto ad essere un insetto. Sì. Mi ero giusto trovato un bel posticino nascosto per spaventare di brutto il prossimo pellegrino. Sei un imbecille. Sei un imbecille, sei. Prendere gli altri. Vieni giù, te. Questo è giallo. Grazie mille, Mario. Ora posso tornare al mio banchetto dove vendo accessori. Convenienza, cortesia e qualità. È proprio fuori dal tempio. Passa a trovarmi. Ah, è lui. È quello del futuro. Se hai letto un libro su questa cosa del trasformarsi in un insetto, Kafka. Eppure per qualche motivo non credevo potesse capitare anche a me. Mi sa che è Kafka. Spirito in persona. 50 monete. Vedi che le spendo così le monete alla fine. Ma è un Goron quello. Quello che state ammirando è la sacra immagine del cartomagno della Terra in tutta la sua gloria. Anche se lo spirito è assolutamente invincibile. Vi prego di osservare la formidabile coda della creatura. Bella. In alcune storie si accenna al fatto che, pure il che il pur possente posteriore non sia invulnerabile al 100%. È un boss. È un boss. Questa combinazione di immensa potenza, latenza e latente debolezza che affascina così tanto chi la adora. Con ciò si conclude la visita guidata al tempio. Grazie in anticipo per le copiose donazioni elargite. E mortacci vostra, quanti poi soldi mi hai dato? Mi sa che un centinaio li ho buttati. Già finito, delusione totale. Potrà essere una scemenza, ma forse vale la pena provare? A far che? Caro cartomagno della terra, se ci sei, saresti così generoso ad abbassare l'ammasso di terra che non ci fa raggiungere il nastro? Inoltre, potresti far scorrere questo testo più velocemente? Grazie infinite per tutti i tuoi generosi doni e per la tua carapacica bontà. Che non ha funzionato, ecco, adesso mi vergogno di aver provato. Mario, prova a fare qualcosa tu. Tira una martellata. Funziona sempre, raga. Però hai dato al cartomagno della Terra una lezione coi fiocchi? Spero che questo non ci costi una maledizione o altro. Qual è la punizione per mettere al suo quadro un luogo sacro? Boh. Pare solo a me o di colpo qui c'è corrente? Chi ha aperto le finestre? Cacchio sta dicendo? Ah, la caverna prosegue ancora, ma è cieca. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci attende più avanti. Come una visita dietro le quinte di un film. Che emozione. Per me è ubriaca, anche lei qua. Cioè, tra un tuo dell'altro. Succede così, eh? Ok. Carina. Sta zona molto bella. Shit. Ok, ho fatto una cagata, mi sa. No! Ma tutto da capo ogni volta? Ok. Con calma. Ok. Ok. Probabilmente lì c'era qualcosa. Guarda che mi ridà anche la vita perché sanno che tanto ci sei caduto lì dentro. Oh, guarda là. È di gran lunga la cosa più impressionante che abbia mai visto, che abbiamo visto finora. Non so perché, ma mi attira l'idea di entrare nella bocca di quel coso. È normale se sono io essere strana? A seconda, credo. Che se ne importa, facciamolo. Cosa sono sti robi? Non voglio perdere sfortuna, ma è da un po' che non si vede nemmeno un soldato origami in giro. Ma te zitta mai? Ma mai? Perché non tengo la bocca chiusa? Me lo chiedo anch'io. Perché? Tra l'altro quel Koopa mi ha attaccato rotolando. Prima è successo con un istrice. Ho capito. Ho capito. Carina sta roba. Oh mio Dio! Bella sta roba dei Koopa! E che cacchio ne sapevo? Cioè, guarda, perché tra l'altro adesso non posso colpirli tutti quanti perché non riesci. Ma è fantastica! Cioè, bisogna pensarla molto più diversamente da... Ok. Bisogna pensarla molto più diversamente, molto più apertamente dal normale. Il Koopa che magari, conoscendo appunto il gioco, te dice, ok.
il guscio del Koopa fa così. E quindi dici, posso usarlo così? Cioè, devi un po' conoscere Mario in generale per fare queste cose. Qua gli uso un martello io. Perché sì, mi ha stufato questa cosa. Magari l'ho sciotto. Toh. Un tagapoch. È allucinante. È bello, mi piace un sacco. Cioè, il sistema di combattimento non è fisso. Perché puoi fare varie combinazioni a seconda di quello che ti ritrovi. Calma. Potevo andare in due direzioni qua. Ovviamente nell'altra. Onesto. 25. Sto trovando roba a caso comunque. Non, continuo a non capire. Cioè, sti tesori sono proprio a caso. Aspetta, posso avere della vita? No, eh? Meno vita. Meno vita, sì. Meno vita, grazie. Dai, bello. No, vabbè, ma allora non ha senso. Ah, si restringe tutto. Credo che aspetterò qua, eh. Un attimo, arrivo subito perché qua. Grazie. Toh. Bisogna pensarla bene con i Koopa. Ma con tutti i nemici in generale. Mi è andata anche di culo perché ho fatto il perfetto col martello perché sennò mi colpivano e mi avrebbero probabilmente distrutto. Ma sì, quasi sicuramente. Perché quando ti attaccano in gruppo è finita. Nel vero senso della parola. Cos'è? Scarpe lucenti? Più forte delle scarpe di ferro ma inutili con i nemici con gli aculi. Normale. Ok, io non so se lì devo andare avanti però. Aspetta un attimo. Che mi puzza un po' quella zona. O quello mi portava tipo a morire da qualche parte. Nemici. Ok. Arrivo, eh. No, niente. Va bene, arrivo comunque. Per esempio la butto lì. Io adesso ho due turni, no? E i pipistrelli li riesco a colpire con il guscio o passa sotto? Passa sotto. Vedi, è fatto, mi piace un sacco. Mi piace veramente tanto. Cioè, devi pensarci molto più di quello che si pensa. Che non so se si può dire, però va bene. Devi valutare ogni volta le possibilità. Ti ringrazio, ero imprigionato qui da non so nemmeno più quanto. Sai, io sono il curatore di questa esposizione. Ho notato che l'effigie che ho creato basandomi sulla mia immaginazione è un po' grezza, quindi sono venuto qui per vedere il soggetto dal vivo. Lo metto di per sé se la. Di per sé la mostra non è un granché, ma meritavo di essere piegato come questo opuscolo da quegli swooper? Ma forse sì, ad ogni modo fai attenzione quando esci, Mario. Fai attenzione quando esci. Ok, Toad salvati tutti. Fai attenzione quando esci a cosa? Che senso fai attenzione? Posso andare là sopra? No. Ok. Però posso andare qua sopra. Io avrei bisogno di una cura di qualche genere comunque. Tipo una panchina in questa esposizione non ce l'avete? Ehi, piano. Ho due cuoricini. Martello lucente. Ok. Non capisco se è un upgrade. O un. Aspetta. Ok. Non capisco se è un upgrade o un. Un oggetto da usare in battaglia. Lì si può andare comunque. Ehi, piano. Sai che è meglio se mi curo io perché finisce male qua. Se non mi curano loro, mi curo da solo perché davvero. Lì ho rischiato. Cioè, lì cadevo giù di sotto. E se becco altre spine, mi fanno 7 e muoio. Oh, grazie. Grazie. Grazie, grazie mille. E Graziella. Sono degli oggetti, comunque, le scarpe. Allora, voglio provare. Non capisco perché. Queste scarpe di ferro. Ah, sono danneggiate! Mi avevano spiegato anche sta roba. Fammi provare le scarpe lucenti. Mi avevano spiegato che praticamente l'oggetto si può danneggiare. E lì non so come funziona dopo. Cioè, non so se tipo fai meno danni, non lo puoi proprio usare, puoi andarlo a riparare da qualcuno. Però fai meno danni. Cioè,
è rotto. Ok, quello non. Bisogna vedere. Cogli, porca miseria, vedi? Sta buon che mi ha curato prima quel robo. Sennò finiva veramente male. Questo mi colpisce per forza. Meno che posso provare a pararmi. No. Se ti colpisco loro non ti puoi neanche parare. Buono, buono a sapersi. Le scarpe di ferro posso usarle comunque. Anche se hanno quella crocetta che tipo sono rotte. Però probabilmente si spaccano. Allora, se si spaccano. Comunque hanno più utilizzi quindi. Cioè io ne ho comprate 5 perché pensavo avessero un utilizzo. Invece gli oggetti proprio si usano più volte. Quindi comprarne 5 è stato esagerato. Però se si spaccano è meglio perché così faccio spazio anche. Perché ho visto che comunque sono contati anche gli spazi. Io sono scemo però, cioè non ha senso. Non posso finire sempre nelle spine così. Vedi che sono infami tra l'altro, eh. Cioè per tutto il gioco non ti fanno cadere dove non devi cadere. Adesso voli giù di sotto come niente. Bravi, bravi, complimenti. Così che trattate le persone. Aspetta, ma. No. È normale, io ci sono già stato qua. Oh. Aspetta. No. Maledetto. Cioè, ma a caso. Infatti ho detto. Ma che c'è un coso. Allora, il muro non lo posso buttare giù. Come faccio ad andare là sopra? C'è un blocco invisibile da qualche parte. Che non so come trovare. Non lo so. Poi ho visto quell'entrata, ho detto, aspetta. Cos'è? Maledetti. Maledetto, non ho controllato gli altri se c'aveva qualcos'altro a sto punto. Ok, ciao. Non riesco mai. Ma porca vacca! Mai che riesco a colpirli io per primo. Poi solo coi Koopa mi fa, perché mi fa un danno più che altro. Vabbè, adesso non vale, le trappole viste finora erano ok, ma questi affari infuocati sono davvero troppo. Sono di carta, tra l'altro. Ok, occhi aperti, ok? Se ti fai male, ricorda che per prima devi sempre usare un oggetto curativo. Ma con chi pensi di parlare? Per favore. Ma per favore, guarda, ti salto anche in testa i Koopa. 726 nemici c'erano. Cioè, va bene che mi ha dato 5 turni di roba. Occhio che. Mi bruciano. Ma mi bruciano, Mario. Piano! Ok. 50, grazie. Non mi ha preso? Come ho fatto a non prendermi? Ero bruciato, ma sicuro? Ok, è un po' farlocca come situazione. Vabbè, che dire. Follettine, follettine. Ok, 15. Ok, onesto. Onesto, onesto, onesto. Ci sta, effettivamente il fuoco dovrebbe fare un po' più di danni. L'ho visto che lì si entrava, non vi preoccupate. Solo che non ce l'ho fatta. Vai, bello. Ok. Piano. Piano. Via. Via. Ok. 28 punti vita. Corri! Qua, vuoi che non cada qualcosa? Vabbè. Ma è allucinante, cioè è bellissimo. Però allora, aspetta un attimo. Diciamo che la mia idea era un pelino diversa, cioè pensavo di potermi infilare dentro uno di quei cosi neri. Eppure no. Vai, 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 butta, 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 butta. Via, via, via. L'ho fatta? No, che non ce l'ho fatta. Posso però infilarmi dentro. No, devo! Devo! Gioco. Allora, fammi vedere. Che qua non ci siamo capiti. Oh! Devo! No, perché poi mi viene il dubbio. Ok. Giustamente anche. Oh, dammi anche la vita, grazie. Mancato un pelo, anche se sei bidimensionale, anche se sei già bidimensionale, quell'affare ti avrebbe piallato per bene. Infatti mi manca un po' sta roba. Saresti diventato carta velina? Perché mi preoccupo? Dovresti saperlo che tu te la cavi sempre. Dovresti sapere che tu te la cavi sempre.
No, più che altro mi manca quella roba di Super Paper Mario, in cui potevi cambiare le dimensioni e praticamente andare di traverso per schivare le cose. Quello era geniale. Cosa? Oh, le tue PV sono aumentate, con questo l'effetto. Questo è l'effetto del coso. Non so se è la mia impressione, ma sembra anche un po' più forte. Se fari fanno davvero miracoli. Sono salito di livello? Cioè, questo era quello che intendevo io per salire di livello. Questo è, sono salito anche di stupidità, comunque. Non vi preoccupate, è normale. È tutto esponenziale. Cioè, sale uno in proporzione, sale anche quell'altro. Però ok, buono, era quello che volevo. Perfetto. Beh, ci sta anche prima del boss, effettivamente. Sei un boss. Ce l'abbiamo fatta bene, caro cartomagno della terra. Apri la bocca, chiudi gli occhi e ti prego non masticare. Ma è questo? No. Non capisco, se c'è un boss da qualche parte, io salvo. Se c'è un boss... Oppure no? Che facciamo che scorta di coriandoli? E là? Tutto qui? Una grossa buca vuota? Che delusione. Cartomagno della Terra, dove sei? Siamo venuti apposta per vederti. Adesso viene mangiata. Un momento, quello cos'è? E quello cos'è? Vedi che flutto? Non flutto a mezz'aria, flutto di più. Che stupida roba. Questa è la prova che non so dove mettere i piedi. È una fortuna che non li abbia. Scusami, Mario, non sai quanto ti insegnerei volentieri a fluttuare mezz'aria. Comunque, prima che cadessi, stavo osservando questo strano marchio verde. Sì, secondo te cos'è? Un pezzo di pavimento? Oh, cacchio, ma è un Pokémon! Cacchio, mi sembra Turtunator! C'ha la faccia da Turturator! È il cartomagno della terra! Ed è un origami gigante? Oh cacchio. È fortissimo. Ok, quindi è un nemico. Suppongo sia un boss. Non mi sembra granché amichevole al momento, forse perché è tutto ripiegato. Mi sa che non abbiamo altra scelta che affrontarlo, Mario. Ok. Questo cartomagno sembra davvero potente come immaginavo. E quel guscio ha l'aria proprio resistente. Non so quanto convenga provare ad attaccare da quella parte. Le zampe invece sembrano più vulnerabili. PV boss? Eccoci, la nostra prima battaglia con un boss. Non vedevo l'ora. Oh cacchio. Cartomagno della terra è al centro dell'arena. Per cui... Ah, è vero, è il contrario. Da qui non puoi raggiungerlo con i tuoi attacchi. Per colpire dovrei avvicinarti, ma sembra che sia successo qualcosa agli anelli di quest'arena. Vedi quelle frecce sparse dovunque? Forse dovremmo seguirle. Ok. Facciamo una prova. Ad occhio e croce dobbiamo partire dalla partenza, direi. Posiziona delle frecce nella casella davanti a te. Sì. Selezionare e muovere gli anelli come nelle battaglie normali. Selezionare l'anello più esterno. Ok. Quindi questo... Sì, lo mettiamo qua. Ho capito. Oh cacchio. Ma che bordello. Quante mosse ho? Ho 57 secondi intanto. Quando ti sposti in una casella con la freccia si muoverà in quella direzione fino a quando raggiungi l'altra freccia. Dovremmo portare la freccia. Ok. Quindi devo arrivare lì, ma gli mando un'altra freccia. Freccia creando un percorso che ci guida verso il cartomagno della terra. Suppongo di arrivare alla destinazione sull'inizio. Cos'altro possiamo fare? Mettere quello per attaccare. Ok. Qua. Hai raggiunto il cartomagno della terra. Momento di attaccare. Probabile che attacchi diversi siano efficaci su zone diverse. Cerca di indirizzare ogni attacco su una parete, su una parte da cui non possa venire respinto. Io gli tiro una martellata qua. Proviamo. Cinque. Ok. Se è stato un salto,
Saresti imbalzato su quel guscio duro, ma il martello si rivela efficacissimo su. Non l'ho fatto apposta, però va bene. Sembra che il cartone si stia preparando ad attaccare. Cerca di parare i suoi colpi con il giusto tempismo. Per parare prima nell'istante prima. Occhio che arriva. Buono. Un po' l'ho preso, mi sa. Hai subito lo stesso un po' di danno, ma poteva andarti molto peggio, fidati. E mi sembra anche giusto così. Oh cacchio! Che brutello che decidi di comprare la zampa posteriore destra. E mi occupo di quello che voglio, stai zitta. Ho capito come funziona, basta. L'anello esterno si è spostato, sì, va bene, è tranquilla. Allora. Facciamo così. Ho due mosse! Aspetta. No. Fatto una cagata. C'eri quasi, facciamo un altro tentativo. Madonna. Bordello. Allora, comunque sappiamo che sicuramente lì deve arrivarci il pugno, no? La domanda è quale pugno ci deve arrivare lì? Possiamo fare così. No. Così. Anzi, aspetta. Così. Sì. Quel per due non so cosa sia. Forse il danno. È il danno che gli faccio. Male. Però va bene, gli sto togliendo gli arti. Lui mi attacca. Buono. Non capisco i danni che mi fa a caso. C'è uno scrigno. Ma che cacchio dici? Ora manca solo una cosa in questa battaglia: vincere. Vincere e vinceremo. Raga. Non capisco quello scrigno lì. Cosa faccio? Aiuto! Aspetta. Ah. Ok. In pratica mi gioco un turno, giusto? Aia, devi mettere una casella freccia di fronte a te, sennò non inciamperai. Mi gioco un turno per attivare quelle cose. Madonna, raga, che bordello. Quanti PV ha ancora? No, il cacchio, mi gioco un turno. Non ho fatto niente. Mi sono proprio giocato un turno. Ma che cacchio? Non sto capendo. Guscio del cartomagno della terra resistente con gli attacchi in salto puoi mirare solo al guscio. E mi sono giocato un altro turno. Ma perché è ovvio? Cioè, è ovvio che ti giochi il turno, non c'è niente. Che casino. Che casino, raga, davvero, è allucinante. Cioè, è bella, per carità. Allora lì mi prendo la vita volendo. E quasi quasi. Facciamo doppia vita? Sì. Gli dovrebbe bastare, no? No, 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 dai, c'era. Imbecille. Ah, così dovrebbe bastare. Prendo, vado di là e gli arrivo ad attaccare la zampa. Giusto? Ok. Ok. E attacco la zampa. Che casino. Cioè, è bella come cosa, però è veramente un casino. Ci sono un sacco di cose. E il tempo non è che sia così tanto. Ok. Non c'è così tanto tempo. Comunque sicuramente dobbiamo partire dal fatto che quelle caselle vanno seguite dall'esterno. Io farei tipo così. No.
Sì. Ok. Chissà avere una mossa in più. Punto debole la coda, un colpo ben assestato. Va bene, intanto fammi togliere le zampe qua. Non ho capito se serve a sto punto togliere le zampe. Ok. Cioè lo stiamo riducendo a una tartaruga praticamente. Piano piano. Adesso c'ha solo la coda. Mi sa che gli tiro una martellata lucente sulla coda. Allora, coda. Facciamo così. Lì forse è giusto così. Così mi recupero anche la vita. Posso annullarli anche comunque. E mi ridà le mosse. Raga, è assurdo. Ma che cacchio fa? No! Madonna. Che cacchio fa? Non ho visto le mosse. Questo qua. Questo qua. Abbiamo una mossa. No, raga, non si può fare. È difficile. È troppo difficile. Sono in panico. Sono in panico. Gli vado sulla capoccia. Prova ad andare sulla capoccia. Basta, va bene. Vado direttamente in testa. E provo anche le scarpe di ferro. Martellate in testa. Subito. Scarpe a posto. Pensavo che almeno uno di danno io lo facessi. Ok. Adesso che ho due turni. Due. Alla facciaccia tua. Mortacci stracci. Adesso ti vengo dalla coda. Facciamo così. Facciamo così, se mi piace. Vai. Non lo uso nemmeno più quel robo, comunque, quegli scrigni, perché non ha senso. Toh. 19. Questo l'ha sentito. Questo l'ha sentito di brutto. La seconda deve essere molto sensibile. Potevo farlo prima. Potevo farlo molto prima. Non attaccarmi. Che novità è questa? Ha ritirato le zampe del guscio, potrebbe essere il momento buono per fare la nostra mossa. Per recuperare un po' di vita, magari? La piastrella manforte. Se riesci a raggiungerla potrà attivare gli arti. Penso che funzioni esattamente come nelle altre case delle azioni, proviamo a fare. Ok. Aspetta. Aspetta, raga, io devo recuperare vita. Così. Vai. Vita. Buono. Vai su. Vai a sinistra. Manforte. Buono. Vai. Che casino. Afferra. Cosa fa? Lancia. Mortacci. Ci siamo, mettercela tutta. Sì, vai! Ancora un piccolo avvertimento, non rompere! Presta attenzione alle persone e agli oggetti attorno a te, non muovere il controllo contro. Ma va a cagare! Ma fatti i cacchi tuoi! Persone, ma chi c'è? C'è Pino, c'ha al massimo! Ce l'hai fatta Mario! Questo era impossibile da fare senza perdere vita. Questo io dicevo prima, tempo fa, vabbè, quello che ho sempre detto. È morto?
Cioè, abbiamo distrutto il cartomagno della terra, tutti lo venerano e tutto, abbiamo ucciso una divinità. Ma neanche a dire l'abbiamo fatto tornare normale. Che tristezza. Sbaglio, si è rimpicciolito. È un libro quello. So che non ami leggere, però. Tomo della terra. Mario, sei stato tu a trasformare il cartomagno della terra in un libro? No, ha fatto da solo. Oh cacchio, sticker. Sono istruzioni per fare gli origami del cartomagno della terra. E se fosse il suo modo per dirci come aiutarci? Vediamo. Ah sì, una piegatura verso l'alto qui, una piegatura verso il basso lì. Non credo sia molto semplice da fare comunque, eh. Ora provo una strana sensazione, come se lo spirito del cartomagno della terra fosse dentro di me. Hai imparato una nuova skill? Forse potremmo usare quella piastrella manforte. Ok. Certo. Raga, è proprio così semplice. Provate a replicare anche a casa. Fate gli stessi passaggi e otterrete una tartaruga del genere. Come sto? Ispiro potenza? Timore? Magnificenza? Magari anche solo carina? Io mi sento come un vero cartomagno della terra. Decisamente potente. Anche se, come se. Se potessi dare una bella scossa tutto qui attorno. Anzi, sai cosa? Più parlare di una cosa del genere, non fatelo mai più, mai, mai più una cosa del genere. Cosa mi hai preso? Tutto quel potere per nulla, cara Pacifico, di avermi dato la testa. Ora penso di essere in grado di usare tutte le piastrelle manforte che appartengono al cartone della terra. Questo significa che posso abbassare la torre quel tanto che basta per raggiungerla. Non mi parlate mai più? Non voglio sentire discorsi da nessuna. Non li voglio leggere, questi discorsi, da nessuna parte. Non ci provate? Te l'hanno mai detto che non si chiamino solo divinità? Non rompere le balle. Calpesti la nostra divinità, ti meriti una punizione divina. Ehi, è un luogo sacro questo? Ma non mi rompete le palle, voi non avete visto ciò che ho visto io. Ok? Ho visto cose che voi Koopa non potete capire. Potete nemmeno immaginarvele. Guarda quel trattosso lì. Che sta facendo? Fammi andare a salvare. No, no. Io ragazzi penso che noi possiamo terminare qua sicuramente. Devo riprendermi da quello che ho visto e da ciò che ho fatto. E basta. Ci vediamo alla prossima parte su Paper Mario e i balli di Origami King.